Arte e artisti. Paul Gauguin. Paul Gauguin ha resistito per molto tempo nella narrativa artistica come un pittore puro, votato a una continua ricerca delle condizioni migliori per esprimere la propria creatività, anche a costo di abbandonare gli agi parigini per raggiungere la lontana Tahiti. Proprio grazie a questi anni trascorsi sull'isola esotica, è riuscito a diffondere intorno a sé l'aura di chi è disposto a tutto per inseguire l'arte. E a Tahiti ha in effetti realizzato le sue opere migliori, riflettendo sulla tela l'atmosfera polinesiana e il fascino quasi surreale dei suoi abitanti. Il soggiorno isolano è stato quindi creativamente fecondo, proprio come la storia ci racconta, ma forse, in realtà, non così tanto segnate da privazioni, isolamento e purezza. Se infatti l'approccio simbolista e originale della sua espressione lo colloca tra i più grandi autori della storia dell'arte, le relazioni con ragazzi molto giovani con cui si intrattenne sessualmente, arrivando anche a sposarne due, hanno creato un'ombra sulla figura spesso considerata alternativa e antioccidentale di Gauguin. Se difatti dall'Occidente si è allontanato, è anche vero che Gauguin ha senza dubbio sfruttato la sua posizione di occidentale privilegiato per ottenere quante più libertà sessuali poteva garantirsi. Eugène Henri Paul Gauguin nacque il 7 giugno 1848 a Parigi. La madre, Aline-Marie Chazal, discendeva da un'aristocratica famiglia spagnola che viveva in Perù, stato presso il quale godeva di notevole prestigio politico e benessere finanziario. La madre di Aline era infatti Flora Tristan, una scrittrice molto nota dall'animo ribelle e attivista dei primi movimenti socialisti. Il padre, Clovis Gauguin, era un giornalista liberale che proveniva da una famiglia di imprenditori risidenti a Orléans. Fu costretto a fuggire dalla Francia quando il giornale per il quale scriveva fu soppresso dalle autorità francesi. Spaventato da un clima politico teso, nel 1849 decise di approfittare delle origini peruviane della moglie per trasferirsi a Lima con la suocera e i figli. Purtroppo il padre morì durante il viaggio in piroscafo, lasciando la moglie sola con Paul di soli 18 mesi e la sorella Marie di 2 anni. Tuttavia questo non compromise la fanciullezza del giovane Gauguin, che trascorse serena grazie alle possibilità della famiglia materna. Fino all'età di 6 anni, Paul godette di un'educazione privilegiata, assistito da bambinaie e servitori. L'idilliaca infanzia di Gauguin terminò bruscamente quando i suoi mentori familiari caddero in disgrazia durante i conflitti civili peruviani del 1854. La madre decise quindi di rientrare in Francia, alloggiando presso la dimora del cognato, Isidore Gauguin, e lavorando come sarta. Furono questi anni assai difficili per il piccolo Paul, costretto a seguire lezioni di francese, in quanto il suo aspetto esotico e il suo accento spagnolo suscitava molta ilarità tra i compagni di classe. Nessuna prospettiva professionale sembrava interessare il giovane Paul, che compì un percorso scolastico abbastanza deludente. Gauguin voleva fuggire, evadere da quella situazione che sentiva come un intollerabile avvilimento, e perciò decise di arruolarsi su un mercantile. Girò il mondo, ritornò in Perù, scoprì Rio de Janeiro e nel 1867 visitò persino l'India, dove venne raggiunto dalla notizia della morte dell'amata madre. Dopo una gioventù tumultuosa, Gauguin riuscì ad adattarsi a uno stile di vita borghese, suggellato nel 1873 con le nozze con la danese Mette Gad, che gli diede ben 5 figli. Fu proprio in questo periodo che Gauguin iniziò a avvicinarsi alle belle arti. Iniziò infatti a investire il suo denaro acquistando dipinti contemporanei. La sua corrente preferita era quella degli impressionisti, all'epoca ancora embrionale e particolarmente criticata.
L'artista che più di tutti riuscì a fornire un decisivo impulso agli interessi artistici di Gauguin fu Camille Pissarro. Grazie al supporto suo e di Degas, nel 1879 Gauguin accettò di partecipare alle mostre impressioniste, seppur con scarso successo. Il crollo finanziario dell'Union Générale e la puntuale crisi che ne seguì costrisse l'azienda di cambio presso la quale lavorava Gauguin a licenziarlo. Se prima era un uomo borghese e discretamente agiato, ora era tormentato da profondi disagi economici, i quali lo spronarono a dedicarsi completamente alla pittura. Si trasferì con la famiglia a Rouen, dove tentò di vendere qualche suo dipinto. Nonostante a Rouen la vita costasse meno rispetto a Parigi, Paul prosciugò istantaneamente i suoi risparmi. A queste incertezze economiche si aggiunsero complicazioni familiari sempre più profonde. Matt, avvilita dall'indecoroso regime di vita nel quale era precipitato il marito, decise di tornare coi figli dalla famiglia a Copenaghen. Rientrato a Parigi per un breve periodo, Gauguin conobbe Theo van Gogh, mercante d'arte che con grande intuito e lungimiranza collezionava i dipinti di quei giovani pittori avanguardisti che, pur essendo disprezzati dal pubblico, ambivano ad essere riconosciuti. Fu tramite Theo che Gauguin entrò in contatto con il fratello, destinato a diventare uno dei più importanti nomi dell'arte, Vincent van Gogh. Nell'estate del 1888 stipulò con Theo un contratto che gli garantiva uno stipendio di 150 franchi in cambio di un quadro ogni mese e il pagamento di ogni spesa relativa al soggiorno ad Arles. La convivenza non fu delle più felici. Mentre Van Gogh apprezzava il paesaggio mediterraneo e dimostrò grande ammirazione per il suo nuovo compagno, Gauguin rimase profondamente deluso dalla Provenza. Scrisse in questo periodo: «Ad Arles mi sento un estraneo. Vincent e io andiamo ben poco d'accordo in genere, soprattutto quando si parla di pittura. Lui ammira Daudet, d'Aubigny, Vien e il grande Rousseau, tutta gente che io non posso soffrire. Invece disprezza Ingres, Raffaello, Degas, tutta gente che io ammiro. Io gli rispondo, sì signore, avete ragione, per avere pace. I miei quadri gli piacciono, ma quando li faccio trova sempre che ho torto qui o torto là. Lui è romantico, io invece sono portato verso uno stato primitivo. Dal punto di vista del colore, lui maneggia la pasta come Monticelli. Io detesto fare intrugli». Il sostegno economico fornito da Theo era ormai insufficiente per convincere Gauguin a continuare a convivere con Van Gogh. Niente sembrava poter allentare le tensioni esistenti tra i due. Gauguin, ormai disilluso, preferì avvertire Theo delle conflittualità esistenti e gli scrisse: «A conti fatti, sono costretto a rientrare a Parigi. Vincent e io non possiamo assolutamente vivere in pace fianco a fianco, data una certa incompatibilità di carattere e il bisogno di tranquillità per il nostro lavoro. È un uomo notevole per intelligenza. Apprezzo la delicatezza del vostro comportamento nei miei confronti e vi prego di scusare la mia decisione». Fu in questo periodo che in una crisi di follia Van Gogh si recise il lobo dell'orecchio sinistro e fu poi internato in manicomio il giorno seguente, mentre Gauguin lasciò Arles. Consapevole di come la Francia fosse poco stimolante per la sua arte, decise di partire per Tahiti. La sua inquietudine poteva placarsi infatti solo in un posto distanti anni luce dall'Europa, in un mondo incontaminato dove tutto era autenticamente primitivo. Dopo aver visitato la moglie e i figli a Copenaghen per quella che si rivelò essere l'ultima volta, Gauguin, a 43 anni, salpò per Tahiti il 1 aprile 1891, promettendo di tornare come uomo ricco e ricominciare da capo.
Due settimane dopo il suo arrivo sull'isola, tuttavia, Gauguin ebbe la sfortuna di apprendere la notizia della morte di Pomare V, l'ultimo sovrano indigeno di Tahiti. Con l'amministrazione passata in mani francesi, non si faceva che suggellare il tramonto su un'intera civiltà, contagiata dai costumi europei e dall'arrivo dei primi colonialisti. «Tahiti sta diventando tutta francese», si lamentò Gauguin in una lettera alla moglie. A poco il vecchio stato di cose scomparirà. L'emigrazione europea aveva infatti condotto alla formazione di famiglie miste e introdotto modi di vita europei, dallo sviluppo del commercio alla piccola industria e all'introduzione del culto cristiano, prevalentemente cattolico. Fu allora che Gauguin si inoltrò nel villaggio di Mataiea, dove riuscì a integrarsi bene con la comunità indigena, a assimilarne i costumi e le tradizioni e a familiarizzare con i loro stili di vita. Molti dei suoi dipinti più belli risalgono a questo periodo. Si pensa che il suo primo ritratto di un modello tahitiano sia Vahine no Tetiare, donna con fiore. La modella era una ragazza tahitiana che all'inizio si era rifiutata energicamente di posare, per poi tornare un'ora dopo agghindata con uno di quei vestiti che i missionari distribuivano per evitare che le ragazze girassero nude. Ella lo indossa con assoluta naturalezza, come se fosse stato il suo modo di vestire da sempre. Gauguin, fuggendo dall'Europa, stava cercando qualcosa che è stato definito come primitismo, cioè una sorta di condizione umana depurata dai guasti della civiltà. In realtà qui ci accorgiamo che la ragazza sta posando con la solennità e la sicurezza che si può trovare ad esempio nella ritrattistica rinascimentale. Gauguin in seguito scrisse un diario di viaggio, pubblicato per la prima volta nel 1901, intitolato Noa Noa, la profumata. Originariamente concepito come commento ai suoi dipinti, descriveva le sue esperienze a Tahiti. In esso rivelò di aver preso una ragazza di 13 anni come moglie nativa, o Vahine, la parola tahitiana per donna. Il suo nome era Teha Amana, chiamata Tehura nel diario di viaggio, e già alla fine dell'estate 1892 diede alla luce suo figlio. Dalla personalità incontaminata e impenetrabile, questa buona selvaggia, come da lui chiamata, era stato il soggetto di molti dei dipinti di Gauguin, tra cui Mirai Meto Anote Hamana e il celebre Spirit of the Death Watching. Era nelle sue intenzioni rimanere il più lungo possibile a Tahiti, tuttavia le pressanti condizioni economiche e problemi di salute che potrebbero essere stati i primi segni della sifilide lo sollecitarono a fare ritorno in Francia. Non avrebbe mai più rivisto Tehura o suo figlio, anche dopo essere tornato sull'isola diversi anni dopo. Nell'aprile del 1893, Gauguin si imbarcò su una nave che 3 mesi dopo lo condusse a Marsiglia, dove giunse in un grande disagio economico e fisico. Grazie alla ricca eredità dello zio Isidoro, Gauguin riuscì a pagare i debiti e ritornare a Parigi, dove poté finalmente dedicarsi a tempo pieno alla sua arte senza preoccupazioni materiali. Per promuovere le sue opere sfruttò il fascino esotico del suo viaggio tahitiano. Era sua opinione, infatti, che condurre uno stile di vita bizzarro e disinvolto nel culto della Polinesia e delle sue tradizioni esotiche fosse il modo giusto per attirare su di sé l'attenzione dei critici e del pubblico. Prese in affitto un alloggio studio e lo arredò con oggetti guerreschi maori, stoffe polinesiane, pareti dipinte in verde e giallo e canchiglierie coloniali. A coronare il tutto vi erano poi una scimmietta, un pappagallo e la scritta Te Fararu, qui si ama, sull'uscio della porta. Vestiva con costumi polinesiani e condusse una relazione con una giovane donna ancora adolescente, metà indiana e metà malese, conosciuta come Hanna la Giavanese. Nel maggio del 1894
Mosso da un'intensa nostalgia, fece ritorno nei suoi luoghi preferiti della Bretagna, in compagnia dell'amata Anna. Durante una passeggiata sulla banchina, alcuni marinai rivolsero ad Anna e alla scimmietta di Gauguin commenti pesanti e volgari. Egli, indignato, reagì di malo modo, ma venne picchiato e si fratturò una caviglia. Per di più, mentre era ricoverato in ospedale, Anna fece ritorno a Parigi, si impossessò del denaro e fece perdere le sue tracce. Impossibilitato a dipingere per via della degenza in ospedale e privo dell'amore di Anna, Gauguin non ne poteva più di rimanere in Francia. Nuovamente deciso a partire per la Polinesia, accettò la carità degli amici e nel giugno del 1895 partì per l'ultima volta. Non avrebbe più rivisto l'Europa. Avrebbe trascorso i successivi 6 anni vivendo per la maggior parte una vita apparentemente agiata come artista. Durante questo periodo fu in grado di mantenersi con un flusso sempre più costante di vendite e il sostegno degli amici. Costruì una spaziosa casa di canne e paglia, in cui installò un grande studio, ma la sua salute appariva compromessa dalla frattura non risolta alla caviglia e dalle numerose piaghe e eruzioni cutanee dovute alla sifilide. Paul Gauguin si trasferì nelle isole del Mare del Sud per fuggire dall'Europa che giudicava malata, ma secondo la società moderna il malato era invece Gauguin stesso. La sua non fu una rinuncia alle mollezze e al materialismo del suo mondo, bensì la conquista di un paradiso semplice, primitivo e gratuito da parte di un uomo che non voleva rinunciare ai suoi privilegi. Quando Gauguin ammirava Tahiti come un mondo perfetto nel quale le necessità materiali della vita possono essere ottenute senza denaro, intendeva anche quelle del suo appetito sessuale. Le figure reclinate delle giovinette di colore, acerbe e seminude, non sono altro che la prova esplicita della sua perversione. Compagna di Gauguin durante tutto questo tempo fu Pahura, che aveva 14 anni e mezzo quando iniziarono a vivere insieme. Ella gli diede 2 figli, di cui una morì in tenera età. Nell'aprile 1897 ricevette la notizia che la sua figlia preferita, Aline, era morta a 20 anni di polmonite. L'isolamento affettivo e il grave lutto furono tutti fattori che scaraventarono Gauguin in uno stato di profonda prostrazione. Si recò sulla sommità di una montagna e con una boccetta di arsenico tentò di suicidarsi ingerendo il veleno letale. La dose assunta, tuttavia, era talmente elevata che Gauguin rigurgitò spontaneamente la tossina e rimase l'intera giornata sulla montagna in preda a dolori strazianti. L'espressione pittorica più compiuta del torpore esistenziale che avvolgeva Gauguin in questo periodo è la monumentale tela Da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo, iniziata poco prima del tentativo di suicidio. Nel frattempo, dopo aver prodotto un'impressionante mole di dipinti, Gauguin sentì l'esigenza di ricercare ambienti esotici più stimolanti e per questo motivo, all'inizio del 1901, approdò a Hivaroa, nelle isole Marchesi, a circa 1.400 km a nord-est di Tahiti. Prese come vahine una di queste ragazze, Vaheho, chiamata anche Maria Rosé, una ragazzina di 14 anni, con l'ingrato compito di occuparsi delle piaghe purulente dell'artista che richiedevano una medicazione ormai quotidiana. L'anno successivo diede alla luce una figlia, i cui discendenti continuano a vivere sull'isola. Nell'ultima parte della sua vita, la sua ostilità verso le autorità coloniali ed ecclesiastiche toccò livelli particolarmente violenti. Il pittore fece propaganda presso i nativi perché si rifiutassero di pagare le tasse e non mandassero più i figli nella scuola missionaria. La scuola è la natura, proclamava. La mattina dell'8 maggio 1903, il pastore protestante Vernier lo trovò morto, disteso nel suo letto, probabilmente a causa della sifilide. Aveva 56 anni.
Il vescovo, accorsa alla notizia, si preoccupò di distruggere quelle opere che giudicò blasfeme e oscene. Poi benedì la salma e gli concesse una sepoltura senza nome nel cimitero della chiesa della missione. Pochi nativi assistettero alla sua sepoltura, presto dimenticata. La sua tomba fu ritrovata 20 anni dopo e gli fu posta una lapide con una semplice scritta Paul Gauguin, 1903. Alla luce della sua personalità controversa, è giusto continuare a considerare Paul Gauguin un grande artista? L'epoca passata, nella quale ha vissuto e nella quale certi comportamenti erano accettati, lo assolvono completamente dai suoi peccati? Se i suoi dipinti fossero fotografie, sarebbero lavori molto più scandalosi e oggi noi non li avremmo accettati. Secondo Vincent Todoli, oggi direttore artistico del Pirelli Hangar Bicocca, si può totalmente aborrire e detestare la persona, ma la sua opera è la sua opera. Una volta che un artista crea qualcosa, non appartiene più all'artista, appartiene al mondo. Se ti è piaciuto questo video, iscriviti al canale, metti like o lascia un commento e resta connesso per i miei prossimi video.